Buonasera a tutti e benvenuti al Club Gianni Umberto Agnelli per la presentazione alla stampa di Cristiano Ronaldo. Insieme a Cristiano sarà a vostra disposizione il nostro direttore sportivo Fabio Paratici in rappresentanza del club per l'importanza che ha avuto nel trasferimento di Cristiano dal Real Madrid alla Juventus. La conferenza stampa si terrà prevalentemente per quanto riguarda Cristiano in lingua portoghese, ma sono a disposizione gli auricolari per la traduzione simultanea in italiano, spagnolo e inglese. Vi chiedo di presentarvi prima di fare le domande e quando avrete il microfono di fare una sola domanda. Grazie. Sì, buonasera. Martinez, ESPN. Siamo in diretta in 23 paesi del Sud America. Farò la domanda in spagnolo. Cristiano, benvenuto. Benvenuto in Italia e grazie per rispondere a questa nostra prima domanda. Tu perché hai deciso di scegliere la Juve? Che cosa è stato a muovere questa decisione e decidere che poteva essere la tua casa? Good evening. Portoghese. Buonasera. Non è stata una decisione facile? Visto il potere che ha la Juventus, per me è una delle migliori squadre al mondo. È stata una decisione che ho preso da tempo. I miei compagni, amici hanno detto che era un club in cui avrei potuto giocare già diverso tempo addietro. Per questo è una decisione facile, parlando della dimensione del club. E ovviamente è stato un passo molto importante per la mia carriera, il miglior club italiano. Un grande allenatore, un grande presidente abituato a vincere. È stata una decisione facile, insomma. Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport. Cosa ti resta ancora da fare nella vita? Perché sei venuto qui? Immagino con degli obiettivi per la tua vita, c'è chi dice 7 Champions, c'è chi dice 7 palloni d'oro, c'è chi dice anche nella vita privata. Cosa vedi quando guardi ai tuoi prossimi 5, 10, 15 anni di vita? Sono una persona a cui piace pensare al presente. Il presente è chiaro, mi godo il calcio. Sono ancora molto giovane e mi sono piaciuti sempre le sfide. Dallo Sporting al Manchester, adesso la Juventus. È stata una carriera da sogno la mia. Non avrei mai sperato di averla potuto fare. Di vincere quello che ho vinto a livello collettivo e individuale. È una sfida per me, sono molto preparato per questa sfida. E sicuramente le cose andranno bene così come è successo negli altri club. Quindi sono tranquillo e molto fiducioso. Boa tarde, Cristiano. Em português, João Miguel Nunes, RTP. Boa tarde. Sei andato via in una maniera triste dal Real Madrid. E anche i portoghesi pensano che sia una sorta di preoccupazione. E continuerai con la Seleção dopo essere arrivato alla Juventus? No, non sono per niente triste. Vengo perché è una sfida grandissima per la mia carriera. È un club grande. I giocatori della mia età di solito vanno ad altri paesi, con tutto il rispetto. Qatar, Cina. E a questo punto arrivare in un club così grande mi rende felice. Per questo ho ringraziato la Juventus per l'opportunità che mi ha dato per continuare la mia carriera. Parlando della nazionale portoghese,
Darò sempre il meglio per il mio paese, non gli volgerò mai le spalle. Se ci fosse la possibilità di aiutare ancora il Portogallo, io lo farò. Quindi questa sarà una grande tappa per me. E lo stesso vale per la seleção portoghese. A tu derecha, Chris. Sono qui. Ci sono milioni di juventini felici oggi, ma ci sono anche molti madridisti che oggi stanno piangendo. Che messaggio puoi mandare a questi ragazzi, a questi tifosi? Beh, come ho detto prima, è stata una storia brillante quella che ho avuto al Real Madrid, un club che mi ha aiutato in tantissime cose, ma questa è una nuova tappa della mia vita, quindi ringrazio i fan, però adesso devo dedicarmi a questa nuova tappa della mia vita e sono molto contento. Non vedo l'ora di giocare, sono molto motivato e concentrato e cercherò di dimostrare agli italiani che sono un giocatore di massimo livello, a top, mi preparerò bene e penso anche di non dover dimostrare nulla a nessuno perché i numeri sono lì da vedere, quello che ho fatto per il calcio si sa, però sono ambizioso e mi piacciono le sfide e quindi non mi piace rimanere nella mia zona di comfort. Quindi dopo aver fatto quello che ho fatto a Manchester e anche al Madrid, voglio lasciare un segno nella storia anche della Juve. Per questo amo le sfide, non sono mai contento e soddisfatto. Spero davvero che vada tutto bene. È vero che la fortuna un pochino aiuta, ma uno se la cerca anche, direi, la fortuna. Buonasera. Dici che sei un uomo che ama le sfide e il calcio italiano, come Allegri stesso fa da sempre nella storia del calcio italiano, dice che è molto difficile il campionato, molto fisico, molto tattico. E uno degli elementi questo che ti hanno spinto a scegliere la Juve per continuare qui la tua carriera? Come ho già detto, mi piacciono molto le sfide. È un campionato difficile, lo so, molto tattico. Ma mi piace provare altre cose, sperimentare. Io so che sarà difficile, ma la mia carriera non ha avuto nulla di facile. Non mi piace stare seduto su una sedia in casa. Questo non è mai successo. Per questo voglio lavorare, perché le cose vadano bene. Avrò, spero, un po' di fortuna, ma sono molto fiducioso. Fiducioso del mio calcio, nei miei compagni, nella Juventus e sono sicuro che le cose andranno bene. Mi preparerò e sarò preparato e darò sicuramente il meglio. Per questo io sono tranquillo. So che è una sfida difficile, ma sarò preparato. Buonasera Cristiano. Maurizio, presenti la Repubblica. Questa mattina i tifosi della Juve, il primo coro che le hanno dedicato è stata la richiesta della Champions, che nella storia della Juventus è un grande sogno, molto spesso avvicinato e molto spesso perduto, e lei sa anche perché ci ha messo anche del suo perché la Juve la perdesse questa Coppa. Vorrei sapere quanto conta sapere che la Juve da lei vuole soprattutto quella Coppa lì. Sì, so che la Champions League è un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere. Come ho detto, il mio presidente non è un'opzione, ma sicuramente c'è la possibilità che il club la raggiunga. Lotteremo per tutti i trofei, Serie A, Coppa, la Champions. È vero che la competizione può essere pesante, ma dobbiamo essere tranquilli, stare concentrati. La Champions è molto difficile da vincere come competizione. Ovviamente io spero di poter aiutare.
La Juventus è arrivata molto molto vicino negli ultimi anni. Non ha vinto perché le finali sono sempre un'incognita. Per questo spero di portare fortuna a questa squadra. Ma bisogna lasciare andare le cose in maniera naturale e vedere cosa succederà. Buonasera, Filippo Cornacchia, Tutto Sport. Cristiano, volevo chiederle, molti tifosi sono convinti di avergli messo del loro nel suo sbarco qua a Torino con la standing ovation in Champions del 3 aprile. Volevo capire quanto ha inciso quell'applauso dei tifosi dopo la rovesciata e quanto hai pensato in queste settimane della tua scelta a quell'applauso dei tifosi. E poi un'altra domanda invece per il direttore. Sì, è stato un momento molto bello, speciale per me, spettacolare, perché essere accolto in questo modo è sempre una cosa bella. Ti dà motivazione per iniziare bene questa nuova avventura nella nuova squadra. Per questo io veramente li ringrazio del modo in cui mi hanno accolto. Darò risposte dentro il campo, spero. E ringrazio molto tutte le persone che sono state all'aeroporto, allo stadio, al centro di allenamento. Grazie mille. Innanzitutto complimenti assieme a tutta la squadra dirigenziale per questo grande colpo. Poi volevo chiederle, da quando è stato ufficializzato Ronaldo, se sono arrivati più messaggi di giocatori della Juve che vogliono rimanere a tutti i costi alla Juve o più messaggi di giocatori che si sono proposti per giocare nella Juve? Intanto grazie anche a nome di tutta la compagine dirigenziale. No, diciamo che i messaggi che mi sono arrivati sono soprattutto quelli della nostra squadra, dei nostri giocatori, sono entusiasti dell'arrivo di Cristiano, come credo tutti i tifosi, come noi stessi. Credo che sia un passo importante per cercare di alzare ancora di più l'asticella e niente più. Insomma, i nostri giocatori sono molto contenti, sono loro quelli che hanno messaggiato. Buon pomeriggio Cristiano, buona fortuna per la sua avventura nella Juventus. Quando nella finale della Coppa di Campioni hai detto che è stato molto bello giocare nel Real Madrid. Quella notte avevi già deciso il tuo trasferimento alla Juventus. E adesso come ti senti a 33 anni fisicamente e mentalmente? No, in quella notte non avevo ancora deciso nulla. Giocare in un club di questa grandezza. Ma grazie al presidente e a tutto il club per aver pensato a me. La forma non è tanto importante. Io sto bene emozionalmente, fisicamente. Per questo la forma del trasferimento mi rende orgoglioso. Arrivare in questa nuova tappa per me è una motivazione grande. Io sono differente da tutti gli altri, come già ho detto. Giocatori che con 32, 33, 34 anni pensano che la carriera sia finita. Ma questa scelta mi rende felice e dimostra che io sono veramente diverso dagli altri. È un momento di molta emozione per me. Per il club, per il fatto che il club ha... per il fatto di avere 23 anni, scusa, 33. Massimiliano Rossi del Corriere della Sera, benvenuto. Volevo chiederti se quella della Juventus è stata l'unica offerta che tu hai ricevuto in questa estate o no? Grazie. Sì. Sì, è stata l'unica. Buonasera. Alberto Ghiacci, Corriere dello Sport.
Volevo chiederle se con Allegri ha già deciso la data del suo debutto in bianconero. No, ho già avuto opportunità di conoscere il mio allenatore. Non è questa la domanda, ma... Ah, Trigia. Comincerò ad allenarmi il giorno 30. Ovviamente io voglio debuttare nel campionato come prima partita. Il giorno 12, la prima partita. Buonasera Cristiano. A bola. Ronaldo ha detto che non gli importa nulla dell'età. Nel 2022, quando terminerà il contratto con la Juventus, avrai 37 anni. Darai una gioia ai milioni di tifosi dello Sporting e indosserai la maglia con cui tutto è cominciato. Lo Sporting è una squadra che tengo molto a cuore. Non posso fuggire dalla domanda e dire che quello che io voglio è trionfare con la Juventus. Non sono venuto qua in ferie, ma lasciare il mio segno nella storia del club. Cercherò di sorprendere tutti una volta in più. Per questo sarò preparato e sono sicuro che tutto andrà bene. Rosa de Oliveira Pinto, em direto para a SIC Notícias. Cristiano, será mais fácil ou mais difícil vencer a bola de ouro na Juventus? Será più facile o difícil vencer o pallone d'oro alla Juventus? Não é uma opção o pallone d'oro. Sim, sì, pensavo forse a vincerne uma, ma non pensavo mai di vincerne due o tre. Figurati cinque. Non è qualcosa che prendo in considerazione. Ovviamente io voglio sempre vincere, essere sempre il migliore. Nessuno sa, magari potrò avere un'opportunità qua nella Juventus di vincerla. Se le cose vanno bene, perché no? Ma non è qualcosa che mi toglie il sonno. Le cose succedono naturalmente, come dico sempre. Per questo, com'era difficile vincere il Manchester nel Real Madrid, perché non qui? Vedremo. Gianluca Donino alla Stampa, benvenuto. Abbiamo capito cosa lei può portare alla Juventus, ma la Juventus che cosa può dare a Cristiano Ronaldo? Grazie. La Juventus in primo luogo mi ha dato un'eccellente opportunità e ovviamente io sono grato di questo, per aver valorizzato il mio modo di giocare a calcio, la mia persona. Non direi mai che è un passo indietro, è sempre un passo avanti per come la vedo io, perché io vedo che la squadra è in condizione di trionfare. Non è un caso che la Juventus ha vinto gli ultimi 7 campionati, gli ultimi 4 anni 2 finali di Champions. Per me è un passo avanti nella mia carriera e mi sento molto molto onorato per il fatto che la Juventus abbia pensato a me. E spero di dare risposte dentro il campo, che è quello che io so fare in modo migliore. Conquistare trofei insieme e portare Juventus a un livello ancora più alto. Buonasera Cristiano, Gianni Balzarini, Mediaset. Ti voglio chiedere molto semplicemente come ci si sente ad essere Cristiano Ronaldo, sia un esempio per tutti. Tu ti sei costruito in tutti questi anni, sei diventato il giocatore più forte del mondo. Ecco, sei un esempio per quelli che vogliono intraprendere una carriera di successo. Ti senti in questa veste? Come ho già detto in precedenza,
è una sfida interessantissima nella mia vita. Ovviamente io voglio sempre essere un esempio, dentro e fuori dal campo. Negli allenamenti, aiutare i giovani. Per questo io penso che farò lo stesso, non cambierà nulla. Sarà un momento molto bello della mia carriera. Ho firmato per 4 stagioni e spero di dare molte gioie ai tifosi. E per questo lavorare bene, concentrato, aiutare la squadra mi aiuterà per conquistare trofei insieme. Giorgia Cardinaletti, Rai Sport. Cristiano, intanto benvenuto. Un grande ritorno, quello di Carlo Ancelotti, è un grande arrivo, il suo in Italia. Voglio chiederle che effetto le fa comunque averlo come avversario diretto e se vi siete sentiti ultimamente di recente. Grazie. No, non ho parlato con lui. Ma è una persona che mi è piaciuta molto il lavoro con lui. Adesso io ho la mia vita, lui la sua, e quando ci incontreremo vorremmo vincere entrambi. Ma è sempre una persona che porterò nel mio cuore perché mi ha aiutato molto come allenatore. Per questo sarà bello incontrarci. Olá, Cristiano, aqui. Aqui Cláudia Garcia, hoje para o jogo, bem-vinda. Benvenuto in Italia. Quali sono le tue aspettative personali e familiari in Italia? E questa rivalità con Messi, che fa parte del calcio, ti sarai scantato, stancato. Conosci già i rivali qua in Italia, Icardi, Dzeko. Higuain gioca con te. Conosci già i rivali che ti sfideranno per questo titolo di miglior marcatore? Potrei battere il record di Higuain di 36 gol quest'anno? Io non ho rivalità contro i giocatori. Non è la mia etica, il mio modo di vivere, paragonarsi l'uno all'altro. Chiaramente cercheremo di battere tutte le squadre contro cui giocheremo, di vincere tutte le partite. Questa è la nostra grande sfida. Fare il meglio possibile durante il campionato. È una sfida molto bella. Tutti voi piacete della rivalità con Messi, ma ognuno difende i suoi colori e come qua ci saranno giocatori di tante squadre diverse, ognuno lotterà per la sua maglia. Io farò lo stesso. E alla fine della fiera vedremo chi sarà il migliore. Buonasera Cristiano, sono Abdil Majid di Bein Sports. Hai giocato contro Benatia sia in Champions League sia in Mondiale di Russia. Sua opinione su questo giocatore? Gli ho dato un po' di botte. No, è un grande giocatore, un grande difensore. Ci siamo picchiati un po' nel mondiale, ma questo fa parte del gioco. Ha difeso molto per la sua squadra e sarà molto interessante giocarci insieme e averlo come compagno. È un eccellente giocatore. Hi Cristiano, Paolo. Buongiorno Cristiano, Paolo Bandini dal Guardian. Hai parlato molto di quello che significa per te arrivare alla Juventus, parlando della tua carriera, ma invece a livello personale hai passato 10 anni quasi a Madrid e quindi è un cambiamento grandissimo anche di vita. Mi sento meravigliosamente, devo dire, perché è un'altra sfida, una sfida nuova. Sarà una sfida dura, lo so, molto difficile, perché anche giocare in Italia non è tanto facile, però sono pronto, la Juve è pronta, quindi io sarò pronto, saremo tutti pronti insieme. E come ho detto prima, l'età non conta, perché io mi sento bene, mi sento molto motivato.
mi sento anche elettrizzato, quindi cercherò come sempre di fare del mio meglio e veramente non vedo l'ora di iniziare il campionato al meglio e di vincere quanto possibile. Possiamo fare una foto? E ora, se chiedono, facciamo una foto con lo manager. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Grazie. Sì, sì. Ciao.